Ma questa sera chi ci ha appeso su questa croce? Su questa croce certamente c'è appeso Gesù che soffre con i sofferenti, Gesù che si identifica con l'immigrato, che si identifica con chi in questo momento soffre a causa della guerra, a causa della povertà, a causa delle tante tribolazioni, conflitti che ci sono nel mondo. Infatti abbiamo voluto organizzare questa Via Crucis proprio per pregare per la pace nel mondo, per le vittime delle migrazioni e per pregare anche per chi in tutto il mondo in questo momento sta soffrendo per vari motivi. Nella croce di Cristo noi contempliamo tutto il dolore del mondo, che però è stato redento, è stato salvato, è stato assunto dall'amore di Dio. L'ultima parola non è il dolore, l'ultima parola è Cristo risorto che ha vinto la morte proprio perché è il risorto ed è vivo, è il consolatore nel dolore, è colui che è con noi nella prova e nella tentazione. E noi siamo qui anche per questo, perché il cristiano deve essere in prima linea nella via della solidarietà, nella via del soccorso, nella via della condivisione. E credo che un'opera importante che possa fare il cristiano in tragedie come quella che è accaduta al largo di Steccato di Cutro, appunto, è pregare e implorare la divina misericordia, però anche farsi cireneo, farsi prossimo di chi in questo momento ha bisogno di una mano. Una preghiera sia per la pace e sia per le vittime di questo naufragio, ma per costruire la pace e l'accoglienza bisogna che ci sia un impegno. Sì, l'impegno è quello di, da un punto di vista civile, sicuramente di strutturare quello che è il percorso di accoglienza. Questo è un'urgenza che credo che sia nel cuore sia dei governanti che di tutti coloro che sono cittadini, possiamo dire, del mondo. Strutturare l'accoglienza. Dall'altra parte, come cristiani, noi siamo impegnati ad accogliere. Accogliere per noi è un principio fondamentale, perché nell'accogliere, ecco, coloro che si trovano nel bisogno, accogliamo il Signore. E anche il messaggio che c'è, che fa da fondo, da sottofondo a questa Via Crucis. Per noi cristiani c'è un valore aggiunto, che è il valore della fede, il valore della presenza sacramentale. Guardi, i poveri, gli ultimi, i bisognosi sono l'ottavo sacramento di Cristo. C'è la sua presenza nascosta ma viva. Quindi per un credente, un cittadino credente, un cittadino cristiano, l'impegno è duplice. Dobbiamo essere impegnati, dobbiamo essere sinceramente motivati a questa opera di umanizzazione che è necessaria per continuare a essere cittadini solidali, ma anche cristiani nel vero senso della parola. Fratelli e sorelle carissimi, riuniti in questo luogo speciale della nostra città, dinanzi al nostro amato mare, vogliamo ora percorrere la via dolorosa del Signore Gesù insieme a tutti i poveri, agli esclusi dalla società e ai nuovi crocifissi della storia di oggi, coloro che vivono e scappano dalle guerre, i migranti, in particolare i naufraghi morti, i dispersi, i sopravvissuti alla tragedia di Steccato di Cutro, tutte vittime delle nostre chiusure, dei poteri e delle legislazioni, della cecità e dell'egoismo, ma soprattutto del nostro cuore indurito dall'indifferenza. Solo un cammino di solidarietà umana, volto alla costruzione della pace, può sfondare le porte dell'indifferenza e ridare al mondo la speranza. Occorre lavorare per la pace, tutti i giorni. La pace è un lavoro artigianale, si fa con le mani che si allargano all'accoglienza. La pace si fa con la propria vita. Possa la croce di Cristo, strumento di morte proteso alla vita nuova del risorto, che tiene uniti in un abbraccio
terra e cielo, nord e sud, est e ovest, possa illuminare le coscienze dei cittadini, della Chiesa, dei legislatori e di tutti coloro che si professano discepoli del Signore, affinché giunga a tutti la buona notizia della redenzione, il Vangelo della speranza e della vera pace. Prima di iniziare questo momento di preghiera, chiediamo perdono al Signore per quante volte siamo indifferenti, mancanti di amore, promotori di guerre e non di pace.